Cari fratelli, Dio ci permette oggi di arrivare alla fine del nostro ottavo capitolo generale, in cui abbiamo potuto sperimentare quanto alcuni autori dicono dei capitoli, cioè tempo di grazia, momento di sinodalità, clima di preghiera e affetto fraterno, un mettersi insieme per ascoltare lo Spirito e affrontare le domande che ci vengono poste, eccetera. Di tutto questo possiamo dirlo, abbiamo fatto tutti esperienza. È stato un vero e proprio tempo nel quale la grazia dello del Signore ci ha accompagnato, dove tutti con disponibilità ci siamo messi con orecchio attento alla voce dello Spirito e allo stesso tempo all'ascolto fraterno che ci ha permesso di arricchirci con le tante provocazioni, suggerimenti e contributi che piano piano ci hanno portato a trovare una verità o almeno un consenso per continuare a crescere e camminare insieme secondo la nostra specifica identità. Un elemento da sottolineare è stato il bellissimo clima di fraternità. Ci siamo sentiti tutti fratelli intorno a una sola causa, quella di lavorare per il bene della nostra comunità e di ognuno dei nostri confratelli. Le differenze culturali non sono state un ostacolo, al contrario, hanno arricchito grandemente il nostro incontro. L'entusiasmo e la gioia propria della cultura latinoamericana ci hanno fatto rallegrare e ringiovanire i nostri cuori. Una cosa bella, senza dubbio, è stata la presenza dei confratelli più giovani che con la loro gioventù hanno portato nuovo entusiasmo a questa sala capitolare. Ma non bella e importante è stata la presenza del nostro fratello maggiore, Padre Mario. Quanto puntuali e precisi i suoi interventi, quanta ricchezza della sua esperienza degli anni. Grazie Padre Mario, perché nonostante la vostra età avete lavorato insieme a noi fino alla fine. Un grazie a tutti voi, padri capitolari, in particolare a coloro che hanno fatto parte delle diverse commissioni, aiutandoci ad arrivare a buon fine con i lavori capitolari. Un particolare ringraziamento ai nostri confratelli dell'Ermo, che ci hanno accolto con tanto amore e disponibilità. Ci siamo sentite veramente in casa e abbiamo goduto di uno spazio pieno di speciale mistica che ci ha aiutato alla nostra preghiera, così come anche ad avere uno spazio aperto e naturale nel quale abbiamo potuto parlare tanto tra di noi, proprio per maturare e generare, per così dire, le nostre decisioni che piano piano venivano fuori. È stato un vero dono della provvidenza essere stati qui. Grazie di cuore. Cari fratelli, adesso, come ci ha detto qualcuno, torniamo alle nostre case rinfrescati con l'aria capitolare che ha invaso la nostra vita. E portiamo ai nostri confratelli nelle diverse missioni questa freschezza. Portiamo la speranza di un nuovo rinascere che dovrà partire da Cristo, come già ce lo ha ricordato Padre Beniamino quando ci ha detto: «Cosa vi direbbe Padre Arturo oggi?» E si rispondeva: «Radicatevi in Dio, respirate Cristo, confessate la sua indispensabilità per la vostra vita». Sì, portiamo nelle nostre comunità il desiderio insistente di mettere al primo posto la centralità dello Spirito, così che il nostro apostolato sia, come ce lo ha detto il nostro fondatore, un'esplosione di amore a Gesù crocifisso, e la nostra fraternità sia frutto di avere Cristo in mezzo a noi. Andiamo veramente convinti che solo da Dio possiamo attingere la fecondità della nostra missione, che se non entriamo in ascolto di Dio non avremo niente da dire agli altri e pian piano la nostra vita si svuoterà. E quella novità che tanto cerchiamo non arriverà mai se non la riceviamo di colui che fa nuove tutte le cose. Ci portiamo nel cuore tante preoccupazioni, tanti impegni da svolgere, ma lo facciamo con la fede
che è Dio a guidare la nostra barca. Noi siamo soltanto dei navigatori guidati dalla bussola dello Spirito. Allo stesso tempo portiamo con noi le tante cose belle che abbiamo e che diventano tesori da conservare e rafforzare con delicata accuratezza. Ai nostri confratelli che da lontano hanno accompagnato il nostro capitolo, il nostro grazie per le preghiere fatte per l'esito di questo incontro. Speriamo aver fatto il meglio per il vostro bene individuale e comunitario. Grazie per i vostri contributi, sono stati una vera ricchezza della quale sono uscite lunghe riflessioni che ci hanno permesso di trovare proposte concrete per rispondere al vostro desiderio di far crescere la nostra famiglia. Infine, un grazie di cuore all'immenso numero di persone che hanno pregato incessantemente per questo capitolo, preghiera che abbiamo veramente sentito ed sperimentato e che ha fatto di questo momento sinodale un vero tempo dello Spirito. Cari fratelli, non voglio lasciar passare il fatto che per la prima volta avete eletto un padre generale non italiano, una novità che tante comunità oggi stanno sperimentando, che purtroppo per molte diventa, o meglio viene considerata, una minaccia a un'antica tradizione. Non abbiate paura di questo. A noi non ci unisce la nostra nazionalità, piuttosto ci unisce un carisma e una spiritualità che ha superato le frontiere, geografiche e che ci fa tutti fratelli. Non ci guida un interesse nazionale o culturale, ci guida la nostra regola di vita e il Vangelo che è universale. Cari padri capitolari, portate nel vostro cuore tutte le belle idee che abbiamo condiviso. Non lasciate che il tempo vi rubi la ricchezza di questi giorni. Cercate di avere sempre presente in questo seicennio le tante idee pronunciate. E se qualche volta vedete che come governo non li stiamo attuando, ricordateci per favore. Offriamo a tutti i nostri confratelli il documento finale frutto dei nostri lavori. Fate di questo documento la bussola che ci indicherà il cammino a seguire in questi seguenti 6 anni. La Vergine Consolatrice e Padre Arturo dal cielo possano accompagnare questa nostra avventura della vita consacrata. Buon cammino post-capitulare, animo e avanti.